Call it one drink too many, call it pride of a man. Un'associazione di promozione sociale nata con l'obiettivo di assistere le persone in coma, stato vegetativo permanente o di minima coscienza nel loro percorso di vita. E Mai Soli, fondata a Perugia da Marina Martorelli, l'attuale presidente, Teresa Frenguellotti e Johnson De Rizzoli. Da un minimo di tre che dovevamo essere, ci siamo uniti e abbiamo costituito questa associazione per realizzare una dimora adeguata, adatta quindi a curare e assistere i nostri pazienti, insomma, e, sì, mio marito, la mamma di Teresa e la moglie di Nino, siamo questi tre soci fondatori. E ad oggi, dopo la presentazione ufficiale della nostra associazione, contiamo un numero maggiore di partecipanti e di soci, chiamiamoli così. Ovviamente siamo però sempre alla ricerca di persone che possano darci supporti. Attualmente un grande supporto è quello dato dal personale della residenza sanitaria assistita a Casa dell'Amicizia Alessandro Seppilli di Perugia, ma non basta, perché la permanenza di questi pazienti in un RSA dovrebbe essere temporanea, per poi accedere ad una struttura specializzata, la cosiddetta SUAP, speciale unità di accoglienza permanente, come previsto dal Ministero della Salute. Chiediamo che anche Perugia risponda, magari iniziando con un piccolo modulo già riempito dai nostri parenti al Seppilli, dove siamo ricoverati, per poi magari diventare una cosa, no, più ampia. Per questo Mai Soli intende attivare una rete di collaborazioni tra cooperative, associazioni anche di volontariato ed enti pubblici e privati che operino in questa direzione. Le istituzioni sono state molto partecipative e ci hanno dato delle buone speranze. Fino a quando naturalmente noi non vedremo realizzato e definito il progetto, continueremo a richiedere loro attenzione. L'associazione ha sede attualmente in via Pievaiola 11. Per informazioni o donazioni si può scrivere a info@asmaisoli.it o consultare il sito www.asmaisoli.it. These are the places I will always go.